a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti alla seconda edizione della Rigori Challenge di Serie A! Ragazzi, ci siamo! L'anno scorso aveva vinto l'Udinese questa Rigori Challenge e per un certo punto del campionato sembrava che l'Udinese potesse anche vincere il campionato. Quest'anno ci risiamo, vogliamo fare nuovamente questa Rigori Challenge e vediamo chi riuscirà a vincere di tutte queste bellissime squadre che sono qua dietro. Commentate qua sotto secondo voi chi vincerà la Serie A quest'anno, ma secondo me la Serie A la vincerà. Allora ragazzi, Rigori Challenge ad eliminazione, come funzionerà? Se sbaglia l'avversario dopo, la squadra dopo segnerà, verrete eliminati. Ragazzi, abbiamo chiamato un portiere d'eccezione direttamente da Bologna, perché siamo a Bologna, Skurumski. Skurumski. Oh! E allora ragazzi, detto questo, iniziamo. Chiamiamo la prima squadra a battere rigore. Ragazzi, si va in ordine alfabetico, Atalanta. Allora ragazzi, con voi c'è Lukman dell'Atalanta. Lukman! Ma prima di partire vi volevo annunciare nuovamente che come nella Rigori di Champions League ci sarà il tunnel della vergogna per chi sbaglierà. Quindi chi sbaglia, tunnel della vergogna, mi dispiace. E allora parte l'Atalanta. Signori, sono Pierino. Nella scorsa edizione sono stato io il primo a uscire, quindi direi che certe tradizioni è importante mantenerle. Pierino! Quest'anno no, quest'anno è diverso! Mamma mia che gol, signori! Cagliari? E dopo il Bologna c'è il Cagliari! Dai, piacere, numbosito! Piacere, lo fumbosito, piacere! Fuori! Attenzione, Luvumbosito ha sbagliato, signore. E dopo il Cagliari, dall'Empoli. Ah, la stessa. Vincerò io. Vincerò io. E si salva. E si salva. Attenzione, perché dopo il Cagliari potrebbe essere la prima eliminata l'Empoli, signori. E ora sta la Fiorentina. Questa. Dai, facciamo andata e ritorno nel tunnel. Qua a me. Può andare la Fiorentina. Rosinone! Genoa! Ciao ragazzi, sono Pedro, sono di Genova e rappresenterò questa squadra con il cuore. No, Pedro, se sbagli te sei fuori. No, non sbaglio. Genoa! Genoa non sbaglia e sopravvive a questa Serie A. Sarà Inter, nel caso dovessi essere eliminato, cambio squadra come Lukaku e vado alla Roma. Sbaglia! E attenzione signori, attenzione, attenzione, perché sta la Juventus. No. Si pega! Elimina l'Inter! E quindi, dopo il palo di Sofia, oggi anche il palo di Diavolo. Rimaniamo grandi amici. E un'altra eliminata andata. Andiamo. Ecco, all'interno del tunnel gli Gnabry ha sempre la stessa espressione. Siamo stati buoni, siamo stati buoni, perché l'Italia ci dà dove vivere. Quindi qua siamo stati buoni anche con me. No, perché è bello. Quello non lo so. Ok signori, adesso sta la Lazio. Allora, sei pronto? Sì, sono pronto. È uscito l'Inter, eh? Noi non siamo come i romanisti che prendono Lukaku dalle altre squadre, noi siamo razziali. Non ci voleva molto, ecco, comunque. Signori, Gusti, dopo la Lazio c'è Lecce. Perdo. Lecce. Lecce! Ma dove l'ha messo? E qua abbiamo un avversario importante. E qua abbiamo una squadra importante. Monza. Ragazzi, speriamo di onorare il Monza. Speriamo di non sbagliare la prima. Fate lo stesso. Ragazzi, tocca al Milan, padrone del canale e futura vincitrice. Totu Chico! Parte Napoli! Napoli sbaglia e non
Allora, amo Napoli, ma quel napoletano oggi deve uscire. Signori, e dopo la Roma, signori, c'è Dia. Beh, ragazzi, non ho bisogno di presentazioni. Siccome ho vinto YouTube e Summer Cup, a quel portiere lì ho fatto pure tunnel. Quindi oggi sta per partire Boulaye. Vuoi eliminare la Roma? Attenzione, parte Dia. Ragazzi, tunnel della vergogna per la Roma. Jeremy Boga è pronto. Ragazzi, è ritornato Boga al Sassuolo, eccolo qua. Mamma mia! L'ha messa lì. E dopo Sassuolo c'è il Torino. Penso io. Lazzaro? Lazzaro? Mamma mia! Sinistro! Sinistro! E che sinistro questo Torino? Ragazzi, questo per voi, l'Udinese. Udinese. Attenzione, parte l'Udinese. Mamma mia! Secco! New entry, signori, per noi, il prof della tecnica, in veste del Verona. Prof, guardate, si scalda. Guardate che polpaccio. Pronto. Che gol! Imprendibile. Primo giro andato, signori, a grandissima fatica, sono stati eliminati. Roma, Empoli e Inter. Squadra qua andrà a fallimento. Detto questo, signori, iniziamo secondo giro. Let's go! Lo stadio applaude, applaudono tutti. Caricano il Bologna. Il Bologna prende la rincorsa. Dentro e dentro. Silenzia tutti. Silenzia tutti. La prima presa. Dovrò vincere la sfida. Cagliari. Dai, basta! I bambini non devono giocare qua dentro! Di nuovo Fiorentina sta, prego! Parte lo stesso! E quindi! Il Cagliari viene eliminato, l'Ubumbosito! E allora, il prossimo! Bello! Frosinone! Solo Dio, tira. Solo Dio! Sto iniziando a cagarmi addosso, raga! Parte il Genoa! Bello! Bellissimo! Lo conosci, lo conosci! Parte lo stesso! Bravo, coraggioso, coraggioso, coraggioso! Madre mia! Dopo la Juve che ha sbagliato, c'è la Lazio! Sì, per forza! Non voglio neanche parlare con lui, guarda! Non lo guardo più in faccia! No, non riesco! Questa va fuori! La Juve che si va a lamentare col portiere. Alle mie spalle abbiamo il Bipega, tunnel della vergogna per il Bipega. Vieni Bipega, vieni. Oh. Vieni. Guarda la bastardo. Attenzione. Grande. Un applauso a Bipega, vero uomo. Vero uomo. E allora, un'altra eliminata, si va avanti. Lecce. Dopo Lecce c'è il Milan, ci penso io. Sergio Cruz potrebbe eliminare Samuel. Signori, ho peccato di presunzione. Mi assumo tutte le mie responsabilità. Chiedo scusa ai milanisti e il mio destino, vediamo. Tunnel della vergogna! È arrivata la fine di Samuel. Oggi, Samuel, dai, vieni a parlare, oggi la batteremo. Prendetelo, tiratelo! Non sei coraggioso. Ah! Merda! Ma adesso in poi chi è stato eliminato non può più giocare. Ragazzi, non è facile questa vita. E allora, signori, andiamo avanti. Ha proprio la faccia di un napoletano. Sinceramente io sono tranquillo perché... Salernitana! Se lo vuoi, destra a sinistra, chiamalo tu! Amico che ha preso, vuoi, dimmi, dimmi! Lo vuoi là? Vai! Salernitana! Mamma mia! L'ha voluto lì, io l'ho messo lì! Poi se non lo prendi, sono cazzi suoi! La Serie A! Ha bisogno di un vincitore! Dopo di tempo! Vai, fuori! Ah! No! Il risultato è uguale, com'è? Eccola, vedi! Veloci!
Mamma mia! Col piede debole. E quindi finisce definitivamente anche questo secondo turno, signori. Siamo stati eliminati. Aspetta, va zoomata. No, che è una merda. Questo. No, tu mai. Devo guardare la registrazione. Signori, siamo stati eliminati. Io, il Milan, la Juve e il Cagliari. Siamo fuori. Chiedo scusa a tutti i milanisti. Non doveva andare così. Andiamo subito al terzo turno. Ma siccome la Serie A si fa sempre più difficile, sono squadre sempre più forti. Si tira solo col piede debole. Ah, piede debole per qualcuno, piede fuori per qualcun altro. È giusto. Va bene. È giusto. E allora il primo a partire sarà l'Atalanta. Prego. Errore, subito errore. Si salva l'Atalanta, sbaglia Bologna. È stato un piacere fare questo video, però con l'introduzione della nuova regola si toglie la penitenza del tunnel della vergogna. Veloce, veloce. Allora io ci terrei a sottolineare che non ho dato le botte a nessuno, Tutte le volte che ho preso i neri. Grazie a tutti, è stato piacere. Frosinone, parte Ayub. Parte Ayub! Di punta ci ha provato. Signori, tu non eri sinistro. Ha sbagliato Frosinone. Io c'ho. Tocca al Genoa. Io. Che sbaglio! Era clamorosa e quindi si salva Frosinone, signori. E allora sta Ibra, dopo Genoa, Lazio. Ibra! Sbaglia, si salva il Genoa. Il Lecce potrebbe eliminare la Lazio. Il Lecce potrebbe eliminare la Lazio, signori. Parte il Lecce. Mamma mia! Palo incredibile del Lecce! Palo incredibile del Lecce, non è gol! Pippega, allora cosa fai Pippega? Rimani lì un pochino. Vecchio, io sono il vecchio che ti aspetta in riva al fiume. Guarda, vecchio, bravo. Voglio il tuo cadavere. Guarda, che passi. E dopo il Lecce che ha sbagliato c'è il Monza di Sergio Cruzzi. Qua la situazione è più grave del previsto, perché è stato l'unico che ha tirato col destro e anche sbagliato. E anche sbagliato. Napoli potrebbe eliminare clamorosamente, Come va? Va! Come va, va? E va sulla traversa, signori. Va sulla traversa. Sergio si salva. Ragazzi, come prima. Come va, va? Parte lo stesso! La Salernitana segna e quindi elimina il Napoli. Tunnel della vergogna per il Napoli. Prego, prego! Peggy 18. Ragazzi, questo è la Rigoni Challenge di Serie A, ragazzi, più pazza d'Italia. E allora riprendiamo col Sassuolo. Sassuolo. Sassuolo! Facciamo un 11 contro 11. Parte. Sbaglia il Torino. Un sinistro. Mamma mia! Un tiro. Ragazzi, ci sono dei fenomeni questa Rigoni Challenge, sono dei fenomeni, sono loro, stanno dimostrando. Sì, sì. Oh, vieni anche te. Il prossimo, let's go. Parte lo stesso. E sbaglia col destro. Si calcia normale, ritorniamo a calciare in maniera normale. Sta all'Atalanta. Attenzione. Atalanta! È un altro italiano. Tunnel della vergogna. E viene eliminato l'ultimo italiano del video. Di qua, di qua. Per l'ultimo italiano. No. Ecco le squadre che sono rimaste dopo tre turni di sfida, ragazzi. Sono ancora tantissimi. Siamo tutti africani. Bravo l'italiano che è in mezzo. A questo turno ritorniamo col piede forte. Al prossimo turno ci saranno difficoltà. E che difficoltà. Iniziate a indovinare nei commenti. Parte la Fiorentina. Palo fuori! La Fiorentina sbaglia e potrebbe passare nel tunnel della vergogna. Frosinone, peso importante, peso importantissimo. Parlo. Frosinone! La palla! Sbaglia! Sbaglia Frosinone! Dal Genoa! Mamma mia! Allora, parte lo stesso! Ragazzi, dovete sapere una cosa, Pipega non aspetta altro. Il Lecce sopravvissuto potrebbe eliminare la Lazio. Attenzione. Lecce! Elimina la Lazio! Il Lecce!
Signori, rigori challenge. Vabbè ragazzi, speriamo di non sbagliare di nuovo perché già sta da dura. Signore, parte Sergio! Andiamo! Hai già. Tuoso! È preso un tuoso! Franklin! Allora parte lo stesso! Traverso incredibile del Sassuolo. Attenzione, può partire fratello. Errore, vieni, vieni. Il Sassuolo viene eliminato, quindi tunnel della vergogna per il Sassuolo. Calma. Finito l'altro turno, signori. Adesso in poi, siccome sono rimaste pochissime squadre e il tempo sgocciola, chi sbaglia è automaticamente eliminato. Mamma mia! Che golazzo! Lukman, sbaglia, è fuori. E segna anche lui. Prossimo. Genoa, veloce. Genoa, veloce. Genoa, veloce. A casa! Il tunnel, non c'è più il tunnel. Lecce. Casco Momo. Bella! Calmonza, di Sergio Cruz. Di Sergio Cruz! La palla bacia la traversa. Sergio esce da questa rigori challenge di Serie A. E quindi il mondo. Dai. Via. Via. Oh, ragazzi, ogni anno l'Udinese è sempre fuori. È così. Non è così. L'Udinese esce. Complimenti all'Udinese che l'anno scorso ha vinto la Serie A. Udinese. Ma tutto l'agnato. No! Stavolta l'Atalanta non è stata baciata dalla fortuna, quindi anche l'Atalanta viene eliminata. Ragazzi, finale a sorpresa, commentate voi. Però qua abbiamo una Salernitana che ragazzi è in forma. In forma, sono carico, sono carico. Abbiamo una Fiorentina che parla al campo, parla al campo. Oh, vai, parla deve campo. Vendicare il fratello, vai! Parla al campo, parla al campo. Tecnico, tecnica, ragazzi. Il movimento di mano che gli fa per pregare, bro. Nelson, dopo aver vinto la Summer Cup, indosso con orgoglio la maglia della signori. E quindi la rigori challenge di Serie A 2.0 la vince. Ragazzi, facciamo i complimentoni alla Salernitana che ha giocato. Bravo! Bravo, bravo, bullai! Finisce qua un altro magnifico video. Io ringrazio tutti quanti i partecipanti. Mi raccomando, dateli tutti a seguire nelle loro rispettive squadre. Adesso non so se veramente tifano le squadre in cui che hanno indossato, però non credo. Detto questo, ragazzi, finisce un altro magnifico video. Lasciate like, lasciate un commento, fatemi sapere chi vincerà la Serie A quest'anno. Ci vediamo al prossimo video. Dal campo dell'MSP è tutto. Speriamo di non sbagliare un altro rigore. Ciao! Ragazzuoli, come sempre, questo video è stato offerto da Riso col Pollo. Mi raccomando, se volete giocare così come questi fantastici giocatori, se volete tirare così i rigori, se volete parare come Pechini, dovete mangiare il riso con il pollo. Alla prossima, let's go!